Volendo decontestualizzare la gara dall'attuale classifica, la sfida tra il Casal Bordino e il Villa 2015 potrebbe essere definita come quella che mette di fronte due squadre dalle diverse ambizioni di classifica, visto lo strepitoso momento di forma dei giallorossi del patron Santoro. In realtà, a causa della disastrosa partenza della truppa casalese, entrambe le sfidanti odierne sono interessate a discorsi di bassa quota, anche se la salvezza diretta dei padroni di casa non sembra più un tabù, contrariamente ai biancorossi di Mister Vitale, aggrappati ormai soltanto alla fiammella della aritmetica, e in caso di sconfitta odierna per i biancorossi del duo presidenziale Leon Bruno Miele si aprirebbero irrevocabilmente le porte per un ritorno nel torneo di promozione. Come spesso accade nell'ultimo scorcio stagionale, l'approccio dei villesi è abbastanza promettente, con il pacchetto arretrato biancorosso che riesce per quel che è possibile ad imbrigliare le manovre delle truppe d'assalto casalesi, insidiose inizialmente solo con Salghero, che al quinto prova lo stacco in area intercettando lo spiovente dalla destra di Ciafardini, ma la sfera si alza sopra i legni di Gian Giacomo. Un minuto dopo fioccano le proteste per un contatto in area tra i due capitani di Pentima e Della Penna. Per il signor Esposito di Pescara è tutto nella norma e si può proseguire. Regner prova a prendere i suoi per mano e all'alba della mezz'ora di gioco va insidiosamente a punzecchiare la retroguardia villese, dapprima con uno scatto ubriacante che lo porta al sinistro dal limite depotenziato in due tempi da Gian Giacomo, e subito dopo con un rasoterra da fermo che si spegne a fil di palo. La truppa di Mister Vitale si affaccia timidamente dalle parti di Thor, che rimane comunque inoperoso sullo spiovente dal limite di Di Giovanni, che si spegne a fondo campo. Il Casal Bordino cambia marcia e mette il turbo nelle fasi calanti del primo atto con un doppio colpo che stende le velleità della truppa villese, piegata al 43esimo da Regner, abile a farsi trovare pronto sullo spiovente dalla destra di Salghero e a colpire di testa in tuffo quasi a ridosso del primo palo, indirizzando la sfera nell'angolo più lontano. Il Villa non ha neanche il tempo di riordinare le idee ed ecco che arriva il bis giallorosso. Stavolta Regner è il propiziatore, sfornando un assist succulento dal fondo che la corrente Della Penna non ha alcuna difficoltà a tramutare in oro colato e a fissare il parziale del primo atto sul rassicurante doppio vantaggio della compagine locale. Al riavvio dei giochi il Villa prova a reagire, ma a conti fatti. L'unica insidia che giustifica la presenza tra i pali di Thor è la fuga tentata da Rossi, bloccato in due tempi dall'estremo difensore giallorosso. Salghero prova a partecipare al festival del gol della squadra di casa e in due occasioni ravvicinate va vicino al suo obiettivo personale oltre che di squadra, ma senza grande fortuna. Il Villa si riaffaccia in area giallorossa rossa con D'Incecco, che termina a terra ma rimedia soltanto un cartellino giallo per simulazione. Il Casal Bordino, che fallisce il tris col neo entrato Grubesic, avrebbe anche altre occasioni per incrementare il punteggio, ma qualche fuorigioco dubbio fischiato dal direttore di gara frena le ulteriori velleità per la squadra di Mister Di Simone, che alla fine dei conti può comunque festeggiare al triplice fischio per la sesta vittoria consecutiva e per la salvezza diretta che si avvicina ulteriormente. Nulla da fare per il Villa, retrocesso matematicamente al prossimo campionato di promozione. Fine gara con Simone Vitale, il tecnico del Villa, che oggi ha disputato una discreta prestazione con il Casal Bordino, ma è arrivata anche, ahimè, la matematica certezza della retrocessione in promozione. Un plauso comunque a questa squadra che sta onorando il campionato, però purtroppo la realtà non è allegra. Eh sì, i ragazzi stanno onorando alla grande il campionato. Anche oggi eravamo zeppi di ragazzini, abbiamo avuto alcuni ragazzi con la febbre, oggi hanno fatto l'esordio altri due ragazzi, quindi da titolari, esordio titolari, hanno fatto una prestazione importante. Questi ragazzi, gli va dato un applauso incredibile, perché oltre a onorare il campionato scendono in campo per migliorare sempre, per mettersi in mostra, per dare tutto. Sono veramente orgoglioso di loro. Un plauso secondo me va fatto anche alla società, strano a dirsi, solitamente quando i risultati non vengono il primo a pagare è il tecnico, invece la società, visto che anche il suo primo anno di guida tecnica in prima persona le ha dato tempo, e magari l'anno prossimo ci sarà più tempo per costruire una squadra all'altezza in promozione. Ma a proposito, Vitale rimarrà? Io ringrazio la società per l'opportunità data, abbiamo svolto un lavoro fantastico, io e il mio team, uno staff fantastico che si è messo a disposizione della società, dei ragazzi, ma credo che non ci siano le condizioni per andare avanti per il prossimo anno,
Noi finiamo la stagione al miglior modo, rispettando gli impegni presi, e continuiamo serenamente, continuando a far migliorare questi ragazzi, dare un materiale tecnico migliore per il prossimo anno, e il resto vediamo che cosa succede.